Le fiamme gialle di Avezzano hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale Marsicano. L'indagine, in stretta collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'Aquila, ha riguardato soggetti di origine pakistana sospettati del reato previsto e punito dall'articolo 603 bis. Nel corso di plurime perquisizioni locali sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro documentazione attestante le ore di lavoro effettivamente svolte dai braccianti agricoli, contabilità societaria dei lavoratori dipendenti, un personal computer in uso al cosiddetto caporale. Le indagini svolte hanno permesso di acclarare un complesso sistema delittuoso messo in atto da un caporale pakistano in concorso con altri connazionali e dai responsabili della citata società agricola, che impiegavano manodopera a bassissimo costo, sottoponendo i braccianti in reale stato di bisogno a condizioni di vero sfruttamento. Oggi noi abbiamo presentato l'esecuzione di misure di custodia cautelare nei confronti di un'azienda agricola. Il fatto che il fenomeno possa essere diffuso nel nostro territorio non lo escludo, però oggi abbiamo parlato esclusivamente di un'azienda e delle forme di caporalato perpetrate da essa nei confronti dei propri sfruttati. Il caporalato che appunto poggia, come abbiamo detto durante la conferenza stampa, sul discorso dello sfruttamento lavorativo e sul fatto che lo sfruttato versa in condizioni purtroppo di necessità, di bisogno. Questi sono due elementi tipici del reato. Tanti sfruttati in questo contesto sono stati collaborativi con noi. Le operazioni sono ancora in corso? Sì, sono ancora in corso, anche perché interessano anche la Regione Marche. Le indagini, per la loro complessità e anche l'attenzione che è stata dedicata agli elementi che man mano sono venuti maturando, hanno richiesto circa un anno, insomma. Le persone coinvolte, si tratta appunto di una società agricola che opera nella Marsica e i lavoratori che hanno ritenuto di esporre determinate fattualità che hanno poi trovato riscontro appunto in documentazioni ufficiali ed ufficiose, soprattutto, come diceva il capitano, insomma, a seguito dei sequestri c'è stato appunto il reperimento di materiale probatorio informatico che ha dato conferma a questi aspetti che abbiamo oggi in trattazione. Nello specifico, questo fenomeno qui in Marsica è particolarmente rilevante? Abbiamo visto oggi che, insomma, in questo caso il fenomeno si è manifestato nei termini da noi esposti all'inizio di questa conferenza stampa e poi vedremo gli sviluppi. Ad oggi questi sono dati certi su cui la magistratura poi fa le valutazioni di competenza.